ha fatto scalpore la notizia della classifica che pone Termoli al primo posto per maggiori probabilità per un turista di fare sesso. Secondo la ricerca, la nostra bella città adriatica avrebbe sbaragliato la concorrenza con le altre città, divenendo la prima in questioni di sesso. Noi siamo andati in giro a chiedere se ritengono vero questo dato. Mai sentito, veramente. È una novità per me. No, è la prima volta lo sento dire da te. Io l'ho sempre frequentata, è stata una città molto tranquilla, familiare e basta. Io pensavo fosse locale, come tutti i paesi. Voglio dire, addirittura che fosse diventata una meta, addirittura turismo del sesso, no. Per me no. No. Non lo so, comunque, non penso che queste sono classifiche poi date così, buttate giù così. Mi sembra strano perché non sono ferrato in materia. Secondo me potrebbe essere un luogo comune, anche perché oggi tutto il mondo è paese. La chiusura della Vibac sarebbe l'ennesimo duro colpo per l'economia della regione Molise, già segnata dalle vicende che riguardano altri importanti impianti industriali come l'ITR, lo zuccherificio del Molise e la GAM. Questo è un passaggio dell'interrogazione urgente presentata dal capogruppo del PDL Angiolina Fusco Perrella al governatore Frattura e all'assessore al lavoro Petra Roia. La rappresentante di centrodestra in consiglio regionale chiede ai due esponenti politici quali soluzioni intendono mettere in atto per evitare la chiusura dello stabilimento Vibac di Termoli e il licenziamento dei 153 lavoratori e come intendono riprogrammare lo sviluppo economico e industriale della regione. Tra l'altro, con un comunicato stampa congiunto, Filctem CGL, Femca CISL e Wiltel Will hanno proclamato lo stato di agitazione ed il blocco degli straordinari, invitando le istituzioni regionali e locali ad intervenire sulla proprietà Vibac in merito alla decisione presa. Antonio Sciandra è stato riconfermato segretario del Partito Democratico di Termoli. Il segretario uscente ha ottenuto poco più della metà di 240 voti contro lo sfidante Oscar Scurti, una vittoria sul filo di lana. Si è invece ritirato Michele Palmieri contro Giuliana Ferrara per la segreteria di Federazione del Basso Molise. Questa segreteria ha operato bene. Anche se in difficoltà ci muoviamo bene nel territorio, ha detto Antonio Sciandra poco prima di essere eletto. Lo sfidante Scurti invece ha puntato sull'importanza dell'unitarietà e ha detto: spero che il partito sia unito e che si possa fare politica.